Ragazzi, ciao a tutti, la Nick raga, bentornati qui su Silent Hill 2 il remake. Come sempre raga, inizio questo gameplay ricordandovi brevemente che in descrizione, se può interessarvi, trovate un link che vi permette di comprare questo e tanti altri giochi scontati. In descrizione trovate anche i miei canali social. Se non siete iscritti al canale mio, vi invito ad iscrivervi, ad abilitare le notifiche e a lasciare magari anche un bel mi piace. Allora, avevamo trovato da poco una lancetta e la lancetta la dobbiamo mettere qua. Anche se ho la sensazione che forse manca un'altra lancetta. E effettivamente mi sta mancando una lancetta oppure no? Mi ha fatto caca sotto. Ok, una lancetta è sufficiente. Diciamo che mi sono spaventato abbastanza. Vabbè, e ora che ho messo le 9, che cosa è cambiato? Diciamo proprio che l'orologio non è più da toccare. Non è che forse si apre sta porta. Si è aperta questa porta. Ecco cos'è cambiato. Ok, abbiamo trovato cosa è cambiato. Ok, meno male che ci sono arrivato, insomma. Ci ho perso un po', ma ok, munizioni. Diciamo, ci ho messo un po' a capire, ma alla fine, per fortuna. Io pensavo quasi che dovevo cercare una seconda lancetta. Meno male che non me ne sono andato in giro a cercare una lancetta che non esiste. Ci vuole l'uccello qua. Caspita, mi manca l'uccello. Beh, non ci posso mettere, insomma, non quello. Quello mi serve. Ci mettiamo un'altra. Che ci abbiamo qua dietro? Ah! What the fuck? Aspetta, è così so. Momento, l'uccello è qua sopra. Più o meno. Inventario. Cosa? Ah, perfetto. Peccato che non c'è l'uccello. Allora, qualcosa mi sfugge. Ah, vabbè. Meno male, va. Qualcosa che non capivo ci doveva pure essere. Non mi dire che devo cercare qualche schifezza in questo cesso. Che schifo, eh? Poi lavati la mano, mi raccomando, Cerca, certo che devi cercare. Dai che tiri fuori uno strumento. Sì, vabbè. Allora mancava veramente la lancetta dei minuti. Oh cacchio. Questa sbarra da dove è uscita fuori, scusa? Mancava veramente la lancetta dei minuti. Allora non era una sensazione. Allora alle 9:20 veramente devo mettere. È cambiato completamente. Allora, senti un po', qui la casa è cambiata totalmente. Significa solo una cosa, che questo si è fatto. Il mio personaggio è drogato, perché una casa non cambia nel tempo che ti fai 2 metri. Cioè, qui per cambiare così tanto tutto, questo si è drogato di brutto, eh. L'uccello va bene, l'abbiamo appena visto. Ancora vivo, eh? Sapevo che questo esplodeva, quindi non mi ci volevo avvicinare per questo motivo. La
La casa è completamente cambiata. Piglia l'uccello. O va qui o va lì. Forse ce ne vogliono due. Può essere che ci vogliono due uccellini. Certo, la lancetta dei minuti non può essere. Munizioni! Buongiorno! Che disturbo? Che cacchio è? Spacco tutto, spacco! Così mi faccio coraggio, spacco tutto. Spacco tutto, eh? Vi spacco tutti, vi spacco. Beh, questo porta nella stanza a fianco, no? Spacco tutto, eh? Mi sta a dire che c'è uno dietro la tenda? Un manichino del cavolo. Ovvio che c'è qualcuno, ovvio. Così dal nulla. Ma secondo me, ragazzi, tutti sti mostri se li stai immaginando, eh. Secondo me tutti questi mostri lui se li immagina, perché spuntano dal nulla così, senza un senso logico. Beh, ma dall'altro lato allora. Pronto? Salve. Maledette porte. Ah, ok. Quella non è la tipa che mi salta addosso? È lei? Probabile. Perché qua? Ci sarà un motivo, no? È lei, la stronza. Buttanazza! Due addirittura, due.
Ma faccio mega frega così. All'uccello, ma perché c'è quello? Il motivo ci sarà. Ci sarà un motivo, vero? Allora, come si fanno le combinazioni? Combina, sì, combina con chip e chop. Ecco qua. Ah! Ho afferrato. Bastava dargli una botta a sta mano del cavolo, bello, buco, bello, miccificco. Finora me la sto cavando, sì, l'ultima parola famosa. Diciamo, a parte all'inizio con la lancetta. Ma che? Medicine. Ma c'ho un mucchio di medicine. Ho un bel po' di medicine, raga. Ma veramente un bel po'. Questa è una buona cosa. Aspetta, cavolo, me trovo. Oddio. Beh, in teoria. Ma dove caspita mi trovo? Eh certo, sono sceso di sotto. Ah, ok, devo trovare la chiave di questa porta, ho capito. Ah, siamo usciti da qua noi. Quindi questa porta non credo. No, 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 questa è la porta dove siamo, ci siamo già stati. Qua, qua. Aspetta, vediamo qua sotto che c'è, prima di tutto. Ok, mi manca. Allora, per forza qua, no? Per forza. Perché sta bambolotto mi spaventa? Perché mi spavento bambolotto? Porfietto! Ok. Chi cacchio? Ma non è quella che abbiamo incontrato al cimitero? Sì. It's you. Sì, sono io. Che sto facendo? Yeah. I'm James. Sono tutti strani sto posto. Angela. Angela? Chi è Angela? Angela. Okay. Look, Ah, è I'm lei. not sure what you're planning, but there's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We. Me. You. We're all the same. I'm not like you. Se levi sto coltello, Are magari. you afraid? Sorry. It's okay.
Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? That's that. Well, I just figured because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? No. Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. Mai visto. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She died 3 years ago. She's dead? That's it. Well, don't worry, I'm not crazy. Poco ci manca. At least I don't think so. I have to find my mama. Sì. Should I go with Questa you? Fuori di testa più really di lui. Dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Contro I mostri, no? Will you hold it for me? Sure. No problem. Mia coltella. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! I'm sorry! I've been bad! Please don't! La miseria, che munghi pazzi sono qua, oh! Oh, date una calmata, mettilo sul comodino, va! Ecco, avanti! Madonna! Sono fuori di testa, eh! Allora, o se la sta immaginando lui, oppure è un'altra che sta da di matto come a lui, perché lui non è che sta messo bene, eh! Il nostro personaggio pure mi sa tanto che vede cose senza senso, eh! Coltello di Angela, ok, lei si chiama Angela. Angela, what the? Boh, spazio, zoom. Oh. Vabbè, che ci faccio con questo coltello? Non lo so. Comunque ho trovato una chiave, la chiave della resilie. Ah, ho capito, vabbè. Sono l'unico che incontra mostri comunque, eh. Questa se ne va in giro tranquilla e io invece becco mostri da qua. Guarda, non me ne sbatte niente, io vado, eh. Ma cos'è? Un tugurio? Una S? Che cos'è? Cosa? Ecco, scrivi, va. Scrivilo sto libro, va. Oh mio Dio, oh mio Dio! Ma è
andata? Ah, è andata in quella porta. No, ok, siamo pieni di medicine. Questa è una buona cosa. Verso la flamme. Oh, tutto qui? Ok. Siccome ste donne quadrupede stanno sui muri, mi devo sempre girare, perché queste ti saltano addosso. Ok, la tizia a quattro gambe è andata di qua. Beh, lo sapevo io. Questo dove è andata sta stronza? Eh beh, non è andata tanto lontana. In tutto ciò non so dove mi trovo. Ah, ok. Oh, la partita si sa. Ok, andiamo a salvare la partita perché è qua vicino. Non c'ho intenzione di andarmene in giro ancora senza salvare. La porta era chiusa una volta. Ah, che bello aver salvato la partita. Che bello. Dopo che ti fai tutti sti giri. Ma sta porta era chiusa una volta, eh. Almeno credo. Eppure non c'è niente. Per ora. Era chiusa però, mi pare. Ok, ci abbiamo la lancetta dei minuti, dai. In teoria. Penso. Ma solo questa posso girare. Cosa cavolo sarà cambiato? Io salvo la partita intanto. Me la faccio sotto, me la faccio. Da quando è che siamo in questi appartamenti? Da un bel pezzo. Ah, sarà pure cambiato qualcosa, ma non so cosa. Come peggio di prima. Almeno prima ho notato quella porta aperta. Mo cosa è cambiato? Ma cosa diamine sarà cambiato? Ma c'erano già questi prima? Boh. Non so cosa... Sono uscito di qui prima, mi pare, no? Oh no. No, siamo venuti di qua. Ah, la porta 202 che non ci poteva entrare. Forse è questa. Ah, si è aperta questa, ok. Sì, che qua non ci potevamo venire prima. Beh, una farfalla, siccome non è, siccome sai, qui non ce n'è, manco una. Ma che è? Gigantesca poi. Oddio. Oh mio.
mio Dio! Aspetta, ma non è che queste farfalle hanno a che fare con la combinazione? Perché guarda caso, ci stanno tre farfalle. No, beh, oddio. Questa farfalla c'ha una specie di teschio. Voilà, qui gatta ci cola. Ma che vuol dire? Cioè, capisco che ci stanno queste, però boh, che cosa significa? Ma sono tornato al punto d'inizio. Beh, aspetta, allora, qualcosa non mi quadra. Non mi quadra qualcosa. Devo guardare le zampette? Cosa devo guardare per capire il codice? Allora, perché... perché tutto è per la combinazione. C'è una specie di luna... ma io non capisco un filo secco. Devo capire qual è sto codice. Ma non capisco un filo secco. Soprattutto il primo, che c'è una specie di mezzaluna. Non c'è un teschio, c'è una mezzaluna. Viva gli enigmi. Ma alla fine, diciamo, anche questa c'ha le sue solite quattro zampette. Quindi, che caspita ci dovrei capire? C'è qualche codice nei muri? Ma no, sicuramente c'entrano le farfalle, però... Tipo, non capisco perché per tornare indietro devo tornare indietro per di qua, quando posso tornare indietro anche per di qua, no? Non lo so. Non capisco. O da qui vedo qualcosa che non ho notato prima. Non capisco sto codice, in che modo dovrei comprenderlo. Che poi però è giusto che ci stanno solo due farfalle con il teschio. E difatti nella porta ci sono solo due farfalle. No, due teschi. Poi c'è una specie di mezzaluna, però, cioè, tanto per dire, cioè, che faccio? Non lo so. Magari a culo beccavo il codice, perché sinceramente non ne ho la più pallida idea. Ci voleva una botta di fortuna che beccavo sto codice, perché non ho la più pallida idea di come pizzicarlo. Non lo so ragazzi, vabbè, direi comunque che il gameplay tutto sommato è durato,
Oh, se avete qualche suggerimento da darmi, se no, vabbè, se rimango bloccato c'è quella soluzione in rete, raga, pazienza, perché sto provando un po' a scervellarmi, però non capisco, ci starà pure il teschio, ma non capisco il numero, cioè, cosa devo contare, le zampette no, devo contare le striature, ma le striature sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, boh, non lo so manco. Cosa dovrei contare? Non lo so. Non ne ho la più pallida idea. No, non lo so. Non ho la più pallida idea, raga, di cosa dovrei contare. Non lo so. Va bene, andiamo di nuovo a salvare la partita e via, va. Mi sfugge qualcosa, ma non capisco. Va bene, ragazzi, per ora concludo qui, che tanto non ci arriverei comunque. Potrei solo andare a tentativi, ma sono 999 combinazioni. Un po' difficile, no? Beccare quella giusta. Quindi, che dirvi, ragazzi? Beh, spero che il gameplay vi sia piaciuto. Mi raccomando, commentate, scrivete, lasciate un bel pollice in su. Ci becchiamo, raga. Ciao alla prossima.